L'ultimo giorno per Giorgio Napolitano al Quirinale. Il Presidente della Repubblica sta mettendo a punto le ultime cose prima di lasciare definitivamente il Colle. Le sue dimissioni dovrebbero arrivare nella giornata di mercoledì 14 gennaio. Intanto, a inizio settimana ha avuto un incontro con il Presidente del Consiglio Renzi e con il Ministro delle Riforme Boschi, salvo poi salutare il personale del segretariato e poi i corazzieri. Dopo l'addio di Napolitano si penserà a chi potrebbe essere il suo successore. La lotta è infinita, considerando che lo stesso Premier Renzi avrà a che fare con molti ostacoli da superare. Si sono già tirati fuori Franco Marini ed Emma Bonino. Una presidente donna potrebbe essere ancora un'altra ipotesi, ma evidentemente c'è anche chi vorrebbe un elemento super partes come lo è stato Napolitano. Mentre non si spegne l'eco della manifestazione contro il terrorismo a Parigi di domenica, si intensificano le indagini internazionali per trovare la compagna del terrorista islamico ucciso la giovedì scorso a Parigi in un ipermercato mentre teneva in ostaggio quattro persone responsabili della morte di una poliziotta. Le immagini sono state diffuse da una TV privata turca che la mostrano con un velo islamico bianco sul capo e era atterrata nello scalo turco di Gocen il 2 gennaio e poi successivamente si è trasferita in Siria l'8. Intanto non si placano negli Stati Uniti le polemiche per la mancata partecipazione del presidente Obama e del segretario di Stato americano John Kerry. La Casa Bianca, lo ricordiamo, ospiterà il prossimo 18 febbraio un vertice internazionale sul terrorismo. Cristiano Ronaldo, il giocatore del Real Madrid, ha vinto per la terza volta il Pallone d'Oro. La premiazione è avvenuta nella serata di lunedì in Francia, a Parigi. Il giocatore ha superato nei voti, 35% per lui, l'asso del Barcellona Leo Messi ed il portiere del Bayern Monaco Neuer, entrambi al 15%. Per il titolo di miglior allenatore dell'anno è stato premiato il CT della nazionale tedesca Löw per la sua vittoria conquistata ai mondiali in Brasile.